Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video della serie Halloween. Voglio parlare in particolare di una grande paura storica che soprattutto in certe epoche ha veramente provocato nelle persone delle reazioni ai limiti della follia e sto parlando della paura del contagio. Ci sono tre malattie in particolare che nelle diverse epoche storiche hanno provocato un vero e proprio terrore e sto parlando della lebbra, della peste e della sifilide. Adesso andiamo a vedere un pochino queste tre malattie una per una e vi racconto che cosa erano capaci di fare per scongiurare il contagio. Partiamo dal presupposto che tutte le malattie contagiose in qualche modo ci fanno paura, quindi ancora oggi la paura del contagio esiste perché a nessuno piace ammalarsi, a nessuno piace essere contagiato, quindi ci sono delle malattie che magari sono banali come un raffreddore, quindi possono provocarci sicuramente molta meno paura, e ce ne sono altre che sono molto più pericolose, molto più contagiose e che ci provocano invece paura. Quindi, se sappiamo che qualcuno ha quella determinata malattia, magari vogliamo stare alla larga. Però sicuramente oggi non arriveremo mai a compiere degli atti come quelli che venivano compiuti in queste epoche, in particolare mi riferisco al Medioevo e al Rinascimento. Partiamo dalla lebbra, il cui nome scientifico è morbo di Hansen. È una malattia infettiva che è provocata da un batterio che colpisce la pelle e i nervi periferici. I sintomi sono delle lesioni cutanee, nella zona della lesione c'è una mancanza di sensibilità, poi nei casi più gravi vengono colpiti i nervi periferici e ci può essere la perdita delle dita delle mani, delle dita dei piedi e del naso, quindi sicuramente non è una malattia piacevole. Oggi credo che ci siano delle terapie che in qualche modo la tengano sotto controllo, credo che alcune forme di lebbra siano addirittura curabili, forse altre no, però sicuramente oggi di fronte a una persona con la lebbra si reagirebbe in un modo molto diverso. Invece nel Medioevo, quando si sospettava che una persona avesse la lebbra, si portava davanti a una commissione composta da magistrati, medici e giudici. Si prendeva uno spillone lungo, si infilzava la persona nelle zone lesionate e se la persona non aveva sensibilità, perché comunque la lebbra porta questa mancanza di sensibilità, veniva additato come lebbroso e quindi partiva tutto un rituale particolare, veniva denunciato alla comunità come malato di lebbra. Il sacerdote recitava una messa funebre per questa persona, lo accompagnava al cimitero, prendeva una pala e dava tre palate di terra praticamente sulla testa di questa persona recitando una formula. In particolare gli diceva: "Amico, tu sei morto al mondo". Poi veniva vestito con una tunica a mantello, un cappuccio scuro, gli veniva data una campana che potesse avvisare le altre persone che c'era un lebbroso nei dintorni, quindi un po' come avvisare che stava arrivando il pericolo. E l'ultima tappa di questo rituale era l'arrivo al lebbrosario. Il lebbrosario era una zona recintata, lontano dalla città, una zona chiusa ovviamente, oppure in aperta campagna, dove venivano appunto portati tutti i malati di lebbra. Venivano divisi uomini e donne, spesso non potevano avere nessun contatto né tra di loro né ovviamente con il mondo esterno. E quindi la paura di prendere la lebbra non era soltanto per i sintomi e per la mutilazione che poteva provocare, ma soprattutto le persone erano spaventate perché avere la lebbra significava essere completamente emarginati dalla società, quindi era una specie di morte sociale e le persone ovviamente non la volevano. Inoltre era stato dato un significato particolare a questa malattia. Si pensava che fosse la possessione del diavolo, proprio
proprio perché i sintomi, nello stadio più avanzato della malattia, portavano a perdere le dita delle mani, dei piedi, del naso, quindi c'era una mutilazione del corpo che faceva pensare alla decomposizione dei cadaveri e quindi appunto si pensava che il diavolo avesse portato questa malattia. Non a caso la parola lebbra deriva dal greco lepros, che significa scabroso, quindi in qualche modo era qualcosa di scabroso perché il diavolo sicuramente era considerato tale. Quindi tutte queste paure, al di là dei sintomi che portava, erano suscitate da tutti questi significati simbolici. Poi, a metà del 1300 più o meno, la paura della lebbra ha cominciato a diminuire un po' perché è arrivata un'altra malattia che terrorizzava, ossia la peste. La peste è una malattia che si contrae a causa del morso di un topo o del morso delle pulci e ovviamente si propagava in una situazione di scarsissima igiene. Tra il 1347 e il 1350 ha ucciso più di un terzo dell'intera popolazione europea, quindi era diventata una vera e propria epidemia, una malattia pericolosissima che ha fatto un sacco di morti. La peste era considerata una punizione divina e le persone erano convinte che i morti di peste non potessero sperare nella salvezza dell'anima. In quel periodo c'era talmente tanta paura del contagio che si cominciava a dare la caccia agli untori, ossia coloro che erano considerati responsabili del contagio di questa malattia. E poi c'era anche un'altra categoria di persone chiamate i monatti, che erano coloro che avevano contratto la malattia ma che erano guariti e quindi erano stati reclutati per andare a recuperare i corpi, i cadaveri. Lo spavento era talmente ampio che anche i medici stessi si tiravano indietro, fuggivano, non volevano avere niente a che fare con i malati e spesso fingevano addirittura di fare un altro lavoro per non essere interpellati. Quei pochi medici coraggiosi che invece hanno continuato ad esercitare la loro professione andavano in giro con una maschera che oggi ci ricorderebbe un po' la maschera di Pulcinella perché aveva un becco molto lungo e all'interno venivano messe delle erbe aromatiche perché si pensava che queste potessero ridurre la possibilità di contagio. E inoltre poi indossavano anche un mantello cerato. Siccome però questa malattia era considerata una punizione divina, molte persone per espiare le colpe del mondo e per tentare di salvarsi l'anima indossavano un saio, sfilavano in processione con un bastone che era munito di 3 corde con dei nodi in cui erano, diciamo, collocate delle spine di ferro e si flagellavano. Quindi andavano in giro flagellandosi in processione con questo bastone pieno di spine di ferro perché erano convinti che in quel modo avrebbero potuto salvare la loro anima. Poi nel 1495, quindi siamo già nel Rinascimento, arriva un'altra malattia che scatena un vero e proprio terrore, ossia la sifilide. La sifilide è una malattia che ancora oggi esiste, è a trasmissione sessuale ed è causata da un batterio, solo che oggi si cura tranquillamente con degli antibiotici. Invece nel Rinascimento la cosa era un pochino più difficile perché l'antibiotico non esisteva. Questa malattia fece la sua comparsa durante l'occupazione del regno di Napoli da parte delle truppe francesi del re Carlo VIII. In questo contesto di guerra era comparsa questa malattia, la sifilide. Per le sue modalità di trasmissione, la diffusione è stata rapidissima, sia in Italia che in Europa. La sifilide è una malattia che fa insorgere come sintomi delle pustole sul corpo. Se non è curata, può portare alla cecità, può portare a una deformazione delle ossa, può portare addirittura alla follia perché va a colpire determinate zone del cervello. Ovviamente oggi non accade perché viene curata subito con gli antibiotici, però a quei tempi non si poteva curare, quindi tutto questo avveniva. Si era capito che la modalità di trasmissione era per via sessuale e quindi si era data la colpa alle prostitute.
E per cercare di evitare il contagio, sono state completamente isolate, soprattutto una certa categoria di donne, e quelle che venivano considerate responsabili di adescamento venivano arrestate, venivano rinchiuse, venivano isolate e sottoposte ad una visita ginecologica forzata, utilizzando spesso degli strumenti non sterilizzati. E quindi questo faceva propagare ancora di più il contagio. Ed era una grande violenza comunque, sia fisica che psicologica che morale, nei confronti delle donne che appunto erano state considerate le responsabili di questa malattia, perché gli uomini erano convinti che a causa del loro adescamento, potesse propagarsi questa malattia. Il significato che era stato dato a questa malattia era quello di punizione divina. Erano convinti che fosse una punizione contro la corruzione dei costumi dell'epoca. E le persone che contraevano questa malattia tendevano a nascondersi perché era una malattia considerata scabrosa, peccaminosa e della quale vergognarsi. Quindi le persone avevano paura di contrarla, non solo perché non era curabile, perché portava comunque a tutte le cose che vi ho detto prima, ma anche perché la persona con la sifilide veniva comunque additata come vergognosa, peccaminosa, e quindi c'era poi anche un'esclusione dalla società, quindi una serie di conseguenze anche di questo genere. E diciamo che queste tre, lebbra, peste e sifilide, sono state le malattie, o comunque alcune delle malattie, che hanno provocato in assoluto più paura negli esseri umani in quelle epoche storiche in particolare. Io comunque sono convinta che ognuno di noi abbia il suo livello di paura del contagio. Ci sono persone che sono terrorizzate da qualsiasi tipo di malattia, anche quelle magari non serie, non gravi, che sono comunque che si risolvono in breve tempo, e ci sono invece persone che se ne fregano un po' di più, diciamo così. Ovviamente, se la malattia è grave, seria e mortale, penso che nessuno se ne freghi, però in generale ognuno ha il suo livello di paura. Ma sicuramente quel tipo di paura collettiva così tanto forte è stata molto caratteristica di quelle determinate epoche storiche. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questi rituali un po' folli che venivano messi in atto quando c'erano appunto queste grandi epidemie. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.